fra le esclusive Sony presenti qui al booth del Tokyo Game Show c'è anche Little Big Planet 3, nuovo episodio del platform che un tempo è stato creato da Media Molecule e che adesso è passato nelle mani un po' meno sapienti di Sumo Digital. Vi ricordiamo, se vi siete persi, diciamo, la presentazione ufficiale del prodotto, che la novità sostanziale di questo terzo capitolo è la presenza non più del solo Sackboy, ma di altri tre personaggi con le loro abilità. Idealmente è possibile quindi per un party di quattro giocatori impersonare questi diversi protagonisti e quindi combinare le loro caratteristiche per superare dei puzzle ambientali sempre più intricati. Il team di sviluppo promette però che la componente single player potrà essere giocata anche senza la presenza di altri utenti. Infatti qui al Tokyo Game Show abbiamo potuto provare un livello di quelli regolari. Impersonavamo il secondo personaggio presentato in Little Big Planet 3, che si chiama Odd Sock. È una sorta di cagnolino che ha delle abilità particolari che gli permettono quindi di saltare rimbalzando sui muri, ma anche di correre per un po' in verticale. Il livello provato qui al Tokyo Game Show, che si chiamava Crumbling Crypts, si basava moltissimo sulle dinamiche di platform, forse come nemmeno i primi due capitoli di Little Big Planet erano riusciti a fare. Sumo Digital quindi vuole farci capire che Little Big Planet 3 torna molto vicino all'eredità classica del genere, concentrandosi molto sul tempismo e la precisione nel salto. C'è da dire che, sebbene il level design sia riuscito ad intrigarci, la componente artistica sembra molto più spenta e molto meno inebriante rispetto a quella dei vecchi capitoli. Il team di sviluppo inglese sicuramente non ha le stesse doti creative del creatore della saga, che adesso si è spostato su Tearaway, un altro progetto che da PS Vita verrà portato su PlayStation 4. Quindi, come per la prima volta che avevamo visto Little Big Planet 3, le impressioni sono un po' contrastanti. Il level design è interessante, ma la componente artistica è molto sottotono. Ovviamente dobbiamo valutare quelle che saranno le caratteristiche della versione finale. Il gioco arriverà in autunno. Per tutte le novità restate su everyeye.it.